Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un ospite speciale. Saluta Bambi, che fa la mamma, mio amore? Che se non ci fosse lei a ricordarmi che giorno è, io sto andando veramente in crisi. Con questa quarantena mi ha appunto ricordato che sta arrivando Pasqua. Quindi vi vorrei proporre due ricettine veloci veloci come antipasto. Allora, ho pensato di fare dei crackerini ai formaggi, che farò per primo, e poi dei muffin salati con semi di zucca. Allora, per quanto riguarda i cracker salati di formaggi, che possono appunto essere come un snack antipasto, abbiamo 120 g di... Io ho preso la farina semintegrale di Faro, ma va bene qualsiasi tipo di farina. Poi utilizzo 64 g di formaggio, quello in sottilette. Io ho preso quello grana padano DOP perché è più gustoso, è fatto da una fusione del formaggio grana, non da una fusione di formaggi misti, ma va benissimo, sottilette, quelle che utilizzate per fare i toast, benissimo. Poi 15 g di zucchero integrale di canna, ma potete sostituirlo con lo zucchero bianco semplice. Poi 2 g di bicarbonato, poi 30 ml di latte che poi andrò a scaldare, ma vi spiegherò, e 50 g di burro. Allora, prima di tutto vado a miscelare gli ingredienti secchi. No, Bambi, cosa dici? Boh, va bene così, mi dice mi dà l'ok, quindi mescoliamo con lo zucchero. Lo zucchero l'ho messo perché col bicarbonato aiuta un po' una leggera lievitazione e croccantezza del prodotto. Poi, adesso che rompiamo un po' lo zucchero integrale, perché quello è un po' granuloso rispetto allo zucchero bianco, e adesso andrò ai fornelli. Allora, prima di tutto scalderò il latte. Una volta che il latte è caldo, miscelerò le sottilette e il burro. Vedete, ho scaldato il latte, ho messo il burro e poi il formaggio sottilette e il risultato è praticamente così e lo amalgamiamo. Prendiamo anche un cucchiaio. Togliamo quello che rimane nel pentolino. Guardate che meraviglia. Allora, così. Allora, adesso che abbiamo amalgamato tutto, potete utilizzare o non utilizzare, dipende da voi se vi piace più dolce o meno dolce, come salattino. Il sale, siccome a me già è presente lo zucchero, io c'è un po' di sale, io lo metto così sa un po' più di salattino. Ecco, giusto un pizzico di sale. Volevo dirvi prima, relativamente al bicarbonato, se non avete una bilancina di precisione come questa, che io utilizzo anche per fare i cosmetici, va bene anche mezzo cucchiaino di bicarbonato per avere giusto la misura, così siete più comodi. Adesso andiamo a amalgamare il tutto e formiamo una pallina. Sì, ci vogliono proprio 5 minuti di numero. Ecco qua. Allora, la consistenza è abbastanza molliccia, però dopo serve per poi nel risultato finale avere la croccantezza corretta. Ecco, adesso l'abbiamo. Vado un attimo a prendere la carta forno, il mattarello. Allora, infariniamo la carta forno, schiacciamo intanto il nostro panetto e lo creiamo un rettangolo, anzi un quadrato sarebbe per meglio dire. Allora, creiamo un quadrato. Ok. Dopo aver steso la pastella,
cerchiamo di creare dei quadrati, è leggera lezione di geometria, dei quadrati con delle diagonali per creare dei triangolini. Quindi cerchiamo di fare così, così, così. Dopo la pastella che mi è rimasta perché ho sistemato i bordi, la torneremo a riutilizzare. Adesso facciamo dei quadrati così e creeremo le diagonali. Ok, così. E creeremo tutte le diagonali. Create tutte le nostre ipotenuse. Vi servirà solamente una cannuccina e facciamo questo lavoro qua. Dopo aver usato la cannuccina per fare i buchini, che nulla vi vieta di non farli e quindi agevolarvi il lavoro, ma a me mi piace complicarmi un po' la vita, con lo stuzzicadente togliamo tutti quelli che sono rimasti attaccati. Allora, abbiamo fatto tutti i buchini, ho fatto lavorare le mie figlie così adesso che sono a casa anche voi approfittate, vi fate fare tutti i buchini. Allora, ho fatto fare i buchini perché è molto più divertente vedere dei serratini un po' particolari e ve li ho fatti anche senza, così dopo vi faccio vedere come viene più croccante e buono quello con i buchini rispetto a quello no. Adesso li inforniamo a 170 gradi, forno statico, per un 16-18 minuti. Dopo 16 minuti, 17 a 170 gradi, abbiamo sfornato i nostri crackerini. Allora, vedete la differenza tra questi con i buchetti, e a parte che sono esteticamente più carini, e quelli senza. Quelli senza lieviteranno di più, saranno un po' più meno croccanti. Invece quelli lievitati di meno saranno più croccanti e si induriranno ancora di più. Con il raffreddamento. Assaggiamo di nuovo. Buoni. Questo qua è da accompagnare con salsette, è eccezionale. E questa è la prima ricetta. Eccoci per la seconda ricetta, i muffin salati con i semi di zucca. Tanto la Bambi, si è defilata, ha detto qua mi sono stufata. Bene, allora. Per la seconda ricetta abbiamo pizzico di sale, 200 g di farina semi-integrale di farro, 2 uova, 30 ml di olio di riso. Io ho messo perché sono abituata ad alternare gli oli per le loro caratteristiche organolettiche. Quindi adesso ho messo l'olio di riso un po' per le sue caratteristiche, un po' anche perché è molto delicato rispetto all'olio extravergine di oliva. Poi 120 ml di latte vegetale, quindi più digeribile, quindi ho messo latte d'avena, 30 g di semi di zucca e un cucchiaino di zenzero, una bustina di lievito per dolci, possibilmente crema tartaro, però va bene anche lievito normale, diciamo per dolci, e degli stampini in silicone. Io ho fatto un po' misti, poi vedete voi con quello che avete a casa, insomma. Adesso, prima cosa, si rompono le uova. Non serve montare a neve il bianco. Io metterò tutti diciamo, i liquidi insieme. Eccoci qua. E frulliamo. Adesso, dopo aver frullato, mettiamo un cucchiaino di zenzero, anche di meno, lo zenzero è potente, la bustina del lievito. Io faccio tutto senza setacciare, così è più pratico, più veloce. Pizzico di sale. Ok, così, e mettiamo un po' di farina alla volta. Adesso frulliamo un po'. Ecco, vi insegno un trucchetto per rendere l'impasto un po' più morbido e che lieviti di più. Forse lo sapete anche già, ma ve lo dico lo stesso.
Per ogni uovo mettiamo un cucchiaio di acqua bollente. Quindi metterò uno e due, così, perché erano due uova che avevo messo. Mescoliamo. E versiamo nei pilottini. Non dobbiamo versare fino alla su per tre quarti, se no non tutta la superficie, insomma, tutta la capienza, non superficie. Ecco, adesso li riempiamo tutti. Quindi messo a tre quarti, facciamo lievemente così e ci mettiamo i semini. Messi i semi di zucca su tutti i pirottini, inforniamo a 180 gradi per 20-25 minuti. Dopo poco più di 20 minuti li abbiamo sfornati, guardate che soffici, adesso li faccio vedere anche dentro, adesso sono ancora caldi, quindi faccio piano per non bruciarmi. Ecco qua, questa è un'idea molto carina come salato, diciamo, questa è una tipologia. Quella che vi ho presentato prima è un'altra un po' più saporita e questa è la petta che mia figlia ha voluto farci le alette e la testolina. E spero che passiate veramente di cuore una buona Pasqua, perché stiamo tutti attraversando un momento un po' particolare, difficile. Quindi vi auguro buona Pasqua da me, dalla mia famiglia e passatela serenamente. Auguri e a presto.